siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano? Forse no. Più su. Anno nuovo, ma trasmissione vecchia, quindi il commento di Stefano Buson. Più su. Ma non è quello venuto da noi ospite? Non portiamo bene più. Ti basterebbe un gol e la felicità scoppia dentro di te. Un gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai la voglia di... Buonasera, rieccoci qua puntuali come tutti lunedì sera per un'altra puntata di Parliamo di Calcio, che apre una settimana impegnativa sia in campo che fuori, perché c'è la Coppa Italia. Mercoledì scenderanno in campo le squadre di Serie D per giocarsi gli ottavi, fra di loro ci sono anche il Pontisola e la Caronnese, e poi sabato ci sono le votazioni per eleggere il presidente del Consiglio regionale. Vedremo se le liste saranno 3, perché in serata dovrebbe anche decidersi se la lista Bonfrisco è a norma o meno, ma ne parleremo naturalmente questa sera. Prima però parliamo di calcio, lo facciamo con i nostri ospiti. Qui con noi ci sono altri due bomber, facciamo le puntate dei bomber. Davide Castagna, centravanti dell'Ecco, giovanissimo, posso chiamarvi baby o vi arrabbiate? Io non sono. Beh, oddio, però diciamo che nella lista dei tuoi, capocannoniere del tuo girone, sei comunque il più giovane nei primi 3 o 4. Così, va bene. Tu in assoluto hai solo dei vecchiacci, poi li nominiamo lì attorno, per cui ti stai difendendo molto bene. Comunque Davide Castagna, Federico Corona, Lecco e Atletico CVS. Con loro andremo a vedere quello che è successo in Serie D in eccellenza questa settimana, e naturalmente noi partiamo dal girone B di Serie D. Girone B di Serie D dove la capolista, la Caronnese, è stata fermata in casa all'Alzanocene, un'altra bergamasca è riuscita a far punti a Carano dopo il Caravaggio, e dietro il Pontisola è riuscito, grazie alla bella vittoria nel derby di Bergamasco sull'Aurora Seriate per 3-1 in anticipo sabato, ad agganciare la Pergolettese, che è incappata in questa sconfitta sul campo delle Montichiari dopo che era passata in vantaggio per 1-0. Ha vinto la Castellana con l'Ecco, e poi ci faremo spiegare da Davide che cosa è successo, 3-1, ha vinto il Voghera 2-0 sul campo del Mappello Bonate. Sono finite in parità Mezzo Corona e Sant'Angelo, il Genatese Caravaggio 1-1, ha vinto il San Giorgio sul campo della Prosesto, e qui vedremo se la panchina di mister Cortellazzi è ancora ben salda o se il panettone si allontana sempre più. Problemi di panchina forse anche ad Arfo, vista la sconfitta per 3-1 dall'esordiente Aquilante, che ha debuttato sulla panchina del Seregno, il nuovo mister dei Blues, e poi la Folgore Perginese che si è aggiudicata il derby trentino, proprio in casa del Trento per 2-1. La classifica quindi vede comunque sempre in testa la Caronnese con 33 punti, il Pontisola ha agganciato la Pergolettese a 30, il Voghera a 29, l'Olginatese a 25, l'Ecco a 21, il Caravaggio a 20, Seregno a 18, Mappello e Montichiari a 17, e poi Seriata, Alzanoceno, Prosesto, il San Giorgio a 16, Castellana a 14, Mezzo Corone d'Arfo a 13, Folgore Perginese a 12, Sant'Angelo a 11, Trento a 6. Mezzo Corona e Folgore Perginese però hanno una gara da recuperare. Per il commento dei risultati di questa giornata, noi lasciamo la linea a un'edizione speciale del TG. Primarie Serie D, i candidati e il loro programma. La Caronnese non vola più, solo un pareggio con l'Alzanocene. Arriva il Voghera, 2-0 a Mappello e torneo riaperto, oggi Pavesi a meno 4. Il Pontisola c'è, 3-1 nel derby a Seriate, ma c'è anche il Seregno. Finalmente vince in casa, arriva Aquilante e 3 punti al Ferruccio dal 27 maggio. Brutto stop per Lecco e Prosesto, 2 grandi nomi, 2 piccole crisi. I milanesi oggi meno 2 dai playout e in coda è grande bagar. Benvenuti a Star News. Apriamo quindi il giornale con la notizia clamorosa delle primarie di Serie D. Cominciamo con la lista Mappelli da Alzano. Come Laura Puppato è il quinto che nessuno aspetta. Non c'è Spampatti, segna lui l'1-1 con la Caronnese che riapre il torneo. Lista Bosio da Montichiari, come Bruno Tabacci, la sorpresa. Secondo tempo, 31esimo, 2-1 per l'Atletico e compleanno rovinato alla Pergolettese.
lista autonoma Mair da Sangeorgen. Come Bersani, non ha paura di niente. Sesta rete per lui, e che rete! La prosesto a 4, occasione da gol, a lui ne basta una. Prosesto 0, Sangeorgen 1. Come detto, oggi la Pro è a 16 punti, meno 2 dai playout, ma attenzione, è tredicesima. 13 come i punti tra Vettel e Alonso prima dell'ultima sfida in Brasile. Dicono a Maranello, proviamoci. Quindi, lista Castagna da Lecco, non può fare sempre da soli miracoli. Castellana Lecco 3-1, ma come dice Nicky Vendola, domenica vinco io. Intanto per Castagna è il gol numero 11, oggi in testa alla classifica marcatori, e domenica appunto Lecco Caronnese. Infine lista Zirilli da Voghera, attenzione, non perde più, 6 vittorie e un pari in 7 gare, totale 19 punti e oggi dalla vetta meno 4. Come il sindaco Matteo Renzi sta recuperando su tutti, e oggi lei e il Puntisola sono le uniche due a volare. I bergamaschi hanno Salandra, 3-1 a Seriate, decima rete per lui e primo attacco del girone. Tra parentesi, io voto Renzi. Sì, regia? Come? Abbiamo un'ultima ora. In coda è Bagar. 12 squadre coinvolte. Dal Mapello a 17, al Sant'Angelo, 1-1 a mezzo corona, a 11. E il Trento? Derby. Bazzanella, Fersina, 2-1. E Trentini, peggior attacco e peggior difesa. Auguri. Abbiamo la sigla finale del TG, ma non potevi scegliere commistione migliore in questa settimana fra politica e calcio, visto che si gioca ma si vota pure, non solo alle primarie della PD, ma anche quelle del Comitato Regionale Lombardo. Federico, tu hai passato una parte dell'esame per l'abilitazione al professionismo come giornalista, lo passerebbe secondo te Stefano Bruson? Vabbè, dopo questa dopo questo splendido exploit penso che molto tranquillamente, ma a mani basse. Grazie. A mani basse. Perché per gentilezza, secondo me. Posso fare una dedica, Federica, che abbiamo promesso al gruppo di ascolto di Paullo. Sono tifosissimi nostri. E li avete incontrati? Li conosce molto bene Daniele. Ah, ok, pensavo fosse in gita magari a Gorgonzola dove eravate voi per vedere Giana Cavenago, che vi ricordo poi vi trasmetteremo, non vi dico quando, così almeno ci ascoltate fino alla fine della trasmissione su Video Star Sport, canale 630 del digitale terrestre, in versione integrale con Bobo e Stefano, che sono tornati alla loro amata telecronaca integrale. A grande richiesta assolutamente. Ieri, appunto, ringrazio questi amici che fra le mi hanno detto alcune cose positive e altre da migliorare, e hanno chiesto a grande richiesta la telecronaca di quello che urla, quello che gli sta dietro. Okay. Io ho detto, gli amici dell'Ecco, no, non solo loro, ma anche il grande Stefano e il bravo Bobo, e quindi sono tornati. Stefano, in forma. Quello che urla, Bobo, quello che urla sei tu. No, è Bruson, dovevi sentirlo ieri pomeriggio. non preoccupatemi, mi è bastato questa sera, tu ti stai dietro. Comunque Davide, ti ha chiamato in causa. Ti ha chiamato in causa perché sei in testa alla classifica marcatori. 11 gol in 14 partite, e te lo aspettavi un esploa così? Sinceramente no, anche perché come era partita la stagione c'erano mille dubbi. Arrivare fino adesso a 11 punti, a 11 gol e essere sesti in classifica, una bella soddisfazione, anche se domenica è andata male. Il tuo mister due domeniche fa ci ha tenuto a sottolineare il tuo impegno nonostante non avessi segnato. Ci tiene molto al fatto che tu stia sereno nonostante magari i gol non arrivino. Sì, col mister c'è un rapporto speciale perché oltre ad essere preparato è una grandissima persona. Quindi penso che i giocatori, noi, stiamo facendo bene anche perché sentiamo la sua fiducia. Ci sono, in compagnia tua, nel senso che in testa la classifica marcatori, poi andiamo anche a sentirlo, c'è Fabio Spampatti, classe, aiutatemi, 80, 81, 80, Salandra anche, sì, 80, Zirilli, una notte dei tempi. Zirilli del Voghera è un 80 anche lui. Ah, proprio della serie, un'annata d'oro, poi per Lorenzi, secondo me andiamo anche sul 70, perché Lorenzi è sicuramente più vecchio, per cui... Noi lo sottolineiamo sempre questa cosa, quando guardiamo le classifiche marcatori anche in eccellenza, normalmente si punta sui vecchi marpioni che segnano tanti gol, così hai un tot di gol assicurati, e i ragazzi se ci sono bene magari fanno la fascia a sinistra o a destra, non è il tuo caso. Se uno si conquista un posto da titolare di davanti, sì, vuol dire non che... è mai facile per magari per i giovani come me, che non sono più giovani tra virgolette perché siamo fuori quota quest'anno 91, quindi giustamente le squadre si affidano più a gente come gli stessi Spampatti, Salandra, cioè giocatori veri che hanno fatto un sacco di gol, quindi giustamente si affidano a loro.
Poi fortunatamente io ho avuto questa occasione, essendo l'unica punta, e in questo momento sto andando bene. Però sicuramente per un giovane che non è più giovane per la categoria, trovarsi davanti gente come Spampatti, Sarandra, così, non è mai facile trovare un po' di spazio, perché loro sono anni che dimostrano essere bomber veri. Federico, se non è andata bene a Lecco, non è andata bene neanche a voi ieri. Infatti c'è, cioè, due ospiti azzeccatissimi. Ma loro tre pere, noi una zero. Diciamo quasi bene, perché sì, se volete invertire, lì c'era Slanzi che ha segnato, il Palazzo l'ha vinto, qui c'era Sorti, ma Pello hanno perso. Però vabbè, di solito portiamo abbastanza bene. No, non volevo dire non portate bene. Dire che... No, ma puoi anche dirlo, non ci sono problemi. Diciamo che non è stata l'occasione migliore. Hai incontrato un Vigevano particolarmente agguerrito, nonostante i problemi societari, perché lì ne succedono sempre ogni anno e ogni mese di tutti i colori. No, la nostra partita con il Vigevano sono sempre, cioè, almeno come è successo l'anno scorso, sono partite molto tese. Non so se anche con le altre squadre giocano in casa in questo modo, ma con noi noto che ci mettono sempre un qualcosa in più. Anche ieri comunque è stata una partita proprio a tratti anche brutta, cioè, soprattutto il primo tempo, dove tante botte, tante interruzioni. Non lo so, sicuramente è un campo difficile, invece. Poi noi ieri obiettivamente abbiamo fatto male, ieri, soprattutto il secondo tempo. Noi mi sa che un pezzo della partita la stiamo forse vedendo alle nostre spalle, ma poi andremo a vederla. Andiamo a vedere che cosa è successo invece a Caronno. Si giocava a Caronnese al Zanocena. Al Zanocena era reduce della prima vittoria casalinga la scorsa settimana, e quindi sicuramente con un po' di entusiasmo. Caronnese, anche loro riducevano la vittoria e dovevano difendersi in casa con il loro ruino di marcia assolutamente devastante. Ne è arrivato però un pareggio per 1-1. Vediamo le immagini salienti di questa gara. Intanto il calcio di avvio è per la formazione di casa, tutto è pronto e il direttore di gara sta per fischiare, e lo fa in questo istante l'inizio del match. Corno, siamo al limite, attenzione alla conclusione e la grande respinta, un colpo di testa di Corno, attenzione. Ora Corno in area, si libera, conclusione, respinge Gherardi alla grande. Siamo praticamente giunti a 5 minuti dal termine della prima parte di gara. Attenzione alla ripartenza, Corno, conclusione di Corno, alla abbondantemente sul fondo. Testa Valtulini, poi Corno. Sandrin, apertura sulla sinistra, e c'è il gol di Moreo, azione di Sandrin sulla destra, con Falonieri riesce a effettuare il traversone insidioso, arriva Mappelli, gran conclusione e c'è il pareggio, grande conclusione di Mappelli, non trattenuta da Ziglioli. Lombardi, palla in avanti, attenzione a questo 1-2, ancora a termine, va al tiro, attenzione, azione pericolosa, conclusione, poi c'è il tocco di tacco e la conclusione fuori, ora restituita palla a Greco che effettua il traversone, palla recuperata, c'è il fallo di Spampatti. Corno, lancio sulla sinistra, Micheletti. Abbiamo visto le immagini principali della gara fra Caronnese e Altranocene, che è terminata 1-1, e c'è un episodio della moviola che nella sintesi non era inserita, come noi andiamo adesso a rivedere. È un episodio della moviola, vorrei precisare, sul quale il mister della Caronnese non si è assolutamente appigliato, ma la stampa abbastanza. Per cui lo vediamo, è un intervento su Corno che cerca di raggiungere il pallone, viene forse spinto, forse anticipato dal Rossi. Da Rossi, Rossi. Giocatore, sì.
E poi l'arbitro però è abbastanza vicino all'azione, per cui potrebbe giudicare meglio di noi. Ma io, che vediamo al rallenti. Io onestamente avrei dato fallo a due in area, calcio di punizione diretto per gioco pericoloso, perché secondo me alza troppo la gamba. Potete anche insultarli. E praticamente arriva molto arriva una soluzione più complicata non potevi trovare. E praticamente arriva molto vicino al volto, secondo me. Io avrei fatto per questo. Non è rigore tutta la vita. Schiediamo gli attaccanti, per voi l'avreste voluto un rigore così? Per me non c'è niente. Fischia mai. Non lo fischia mai, ma secondo te c'è? È più un giocatore della Caronnese che va a cercare il contatto. Il 4 guarda solo la palla, poi è vero che alza un po' la gamba, ma secondo me non c'è niente. Prende palla piena. I due signori dall'altra parte che vedo che guardano attentamente. Fallo dal limite. Fallo al limite. Addirittura, no, il fallo è in area, non puoi darglielo dal limite. No. Guarda l'inizio dell'intervento, dove è avvenuto. Guarda. Ma scusa, ma il fallo è qui, sono dentro. Sono tutti dentro lì, anch'io sono dentro lì, che ragionamenti sono. Giulio, stavo dicendo Giuliotti. Ghidotti. Secondo me, ha ragione Daniele. Quindi punizione indiretta. Punizione indiretta anche per te, addirittura. Clara non l'ha anche presentato questa cosa sera. Ne pensa, no, proprio mi ha ignorato. No, basta. Hai ragione, ma non l'ha presentato neanche loro, ho ignorato con tutta ho la capito, fila. Ma a me mi devi presentare. Allora, Clara Campi. Ecco, seguitemi su Twitter. Come l'altra volta, però adesso sei su Facebook, giusto? Io sono su tutto in questo momento. Ah, da qualsiasi parte, ok? Non andiamo oltre. 348-288-588-0 per gli sms, che poi Clara vedrà di tradurci, ok? E di interpretare, ogni tanto arrivano le cose. Noi siamo qua in 6, giusto? Non ce n'è uno che l'ha preso lo 6 ipotesi diverse, l'arbitro è lì a 2 metri, quindi, visibilità perfetta, vedi il calcio, che bello che è, ragazzi, visto? Cioè, due attaccanti, voi chi vi lamentate a volte, arbitro, bip di qua, bip di là, è rigore, ma non hai visto? No, io dico che non c'è, ma l'avrei chiesto sicuramente se fossi stato... vedi? Quindi anche nel panorama ci sta anche questo, giusto? Non l'ha chiesto, o meglio, ha detto che non avrebbe commentato il mister della Caronnese, che invece ha commentato, e ve lo facciamo sentire in modo molto spiritoso, le lamentele che arrivavano dagli spalti sul fatto che il Caronnese ha solamente pareggiato, sono primi, 33 punti, 1-1. Sentiamo che cosa risponde. Lei, mister, come ha visto la partita? Non so se la sequenza potrà essere giusta in base alla sua analisi, dove sono anche un po' d'accordo. Se il pubblico è deluso, che vada a vedere il Real Madrid, glielo dico sinceramente. Se non è contento del Real Madrid, io gli consiglio di andare a vedere Borussia Dortmund, che è una grossa squadra, specialmente quando gioca in casa. Cioè, nel senso io che... scusi, mister, io raccolgo. Ma lei fa benissimo, io le rispondo di conseguenza. Allora, siamo partiti bene, siamo partiti intensi, ma per 5-6 minuti, 7 minuti al massimo, e questo non basta. Abbiamo ripreso quello che è la partenza gli ultimi 6 o 7 minuti e abbiamo fatto gol. Oltretutto un ottimo gol, perché sovrapposizione di termine di qui di là. Quindi la mia analisi è semplice: se noi non siamo compatti, giochiamo sopra ritmo, siamo intensi e continuiamo a palleggiare, siamo una squadra normalissima di categoria. Se invece, come secondo tempo, prendiamo in mano la situazione, cerchiamo di alzare il ritmo, siamo una squadra dove può creare 5-6 palle gol, e le conto tutte io, contro una di loro in una situazione tiro, una seconda palla, un tiro un po' in uscita sulla linea difensiva, perché eravamo in 6-7 giocatori contro un giocatore, abbiamo respinto. Sì, è stato un gol estemporaneo il loro. E questo ha calciato a 30 metri e poi niente, vediamolo insieme, commentiamolo, questo ha fatto gol, questo è il calcio. Poi ripeto, se noi in 2-3 situazioni, corno colpo sicuro, corno davanti al portiere, gli fischia non so che cosa, rigore sì, rigore no, non lo so, ma degli arbitri non parlo, giudici 2-3 volte davanti al portiere, una volta di sinistra la spara alta, una volta rallenta e viene recuperato, questo... Ripeto, questo fa parte del gioco del calcio. È chiaro che se regali 40 minuti, 30 minuti, c'è un po' di amarezza, e questo è sicuramente da sottolineare. Amarezza era abbastanza chiaro dalle immagini, da quello che ha detto il mister. Per la tua gioia è invitato ad andare a vedere il Borussia Dortmund eventualmente. Ma verissimo, precisiamo oggi che Stefano grande è tifoso. Anche dal Borussia. Tutto quello che prova il profumo di tedesco, io amo quei posti. Non è però ingeneroso, scusate, nei confronti di una squadra che è prima in classifica, infatti, 33 punti, ne ha vinte 10 su 14, ne ha pareggiate 3, ha perso un'unica gara,
riuscire a lamentarsi per un 1-1 che, per carità, nessuno vuole togliere meriti all'Alzano, però gran gol di Mapelli, penso che se ritirasse quel tiro altre 20 volte non andrebbe lì. E lo so, però dopo la bella partenza che hanno fatto inizio stagione, cioè i tifosi chiedono sempre di più. D'altronde ieri il Pergo Crema è stato sorpreso in trasferta, ha perso sul campo del Montichiari, a Pergolettese, se no sarebbe stata raggiunta. Io umanamente capisco, ecco, la delusione dei tifosi della Caronnese. D'altro canto però ricordiamo che il mister della Caronnese già da parecchio tempo dice che al loro organico manca almeno un giocatore, e giustamente, secondo me, tra le righe, anche in questo caso non si fa mancare l'occasione per chiedere al centrocampista che manca. Però, perdonami, chiedo Davide, cioè questo è arrabbiato prima in classifica, cioè il vostro mister ieri il cosa, loro mister è arrabbiato, cosa avrebbe tanto, detto allora? Tanto quanto il mister Cotta, forse anche di più ieri. Nel senso che il lettino per fare i massaggi l'ha spaccato. Ah, ecco, beh, giustamente ha compensato. Infatti ieri, io sto guardando Lombardia Calcio che sta riportando un'intervista proprio di Roncari che dice: la partita l'hanno persa tutti, abbiamo subito due cross nei 5 metri del 10º-11º gol che subiamo nei 5 metri, abbiamo i centimetri difensori ma non difendiamo, abbiamo concesso questi due gol che hanno condizionato la partita. Era molto arrabbiato. Pelino. Ha ragione. Sì, no, pienamente ragione. Sicuramente. Sicuramente anche il fatto di essere partiti come siete partiti, quindi con una rosa un po' raffazzonata, correndo poi per sistemarla, con la società che era cambiata e quant'altro, con tutti che vi davano, non dico per spacciati, ma certo, chissà che campionato fa l'ecco, adesso ritrovarsi lì e non combattere con le unghie e con i denti lo fa arrabbiare ancora di più. Certo, poi è normale, dopo domenica vedi che vinci, fai bene così, dopo vuoi sempre vincere, è normale, non conta più il passato, conta... E domenica arriva la Caronnese, adesso però arriva anche la pubblicità, quindi io vado in pubblicità e ci ritroviamo fra poco. Gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Stavamo parlando di mister insoddisfatti delle prestazioni, stavamo parlando anche di bomber, andiamo a sentirne uno, Fabio Spampatti, che non ha segnato, ma di gol ad oggi ne ha fatti 11. Una bella squadra coriacea, tu sei sempre pericoloso, anche se hai marcato bene le due centrali di Cotta, i tuoi compagni correvano a 1000, non si è vista la differenza, come ho detto anche al tuo mister, dei punti classifica, voglio dire, tra voi e la Caronnese. No, ma noi siamo consapevoli che giocando in questa maniera è dura per tutte le squadre che ci incontrano. Dobbiamo continuare su questa strada, anche perché a inizio campionato abbiamo lasciato un po' di punti per strada. Siete partiti adesso, dobbiamo cercare di andare a riprenderci quello che abbiamo lasciato prima. Il vostro obiettivo è arrivare, diciamo, a metà classifica, fare un bel campionato, vista la partenza poco felice che avete fatto? Sì, il nostro, direi che adesso obiettivi non ce ne poniamo, dobbiamo cercare di fare più punti possibili e poi vediamo dove saremo in classifica, però dobbiamo recuperare assolutamente il terreno perduto. Quindi Alzano, che naturalmente era partito con altri obiettivi, adesso si sta adattando alla situazione. Andiamo invece a vedere che cosa è successo a Castellana, a Castel Goffredo, cioè a casa della Castellana, dove la Castellana ospitava il Lecco, dove Davide ha segnato, ma il Lecco ha perso 3-1. Il commento e le immagini sono di Lecco Channel. Sì, entusiasmo comunque che... Intanto c'è un tiro da lontano con Redaelli che va a spedire in calcio d'angolo. Redaelli ancora al limite dell'area, attenzione, c'è un uomo libero, il pallone che filtra sulla destra, il cross dal fondo, non esce Frigerio e pigliamo il gol. Mauri sulla sinistra, il suo cross in area di rigore, colpo di testa che non arriva di Castagna, palla per Maggioni, solo il tiro di Maggioni, la palla viene deviata in calcio d'angolo, anzi no, il corridoio, attenzione, è saltato anche Mauri, il tiro da lontano, Frigerio a vuoto e palla sul palo. Schema difensivo classico da squadra dell'ora. Torio, Frigerio, non è vero, 2-0, svirgola la palla, viene fuori un gran passaggio per Vaglio sul dischetto, Vaglio tira, colpisce un giocatore avversario a terra, forse con un braccio, ma sinistra, l'errore dell'avversario, Castagna, gol! Ragazzi, che gol ha fatto il Toro! Ragazzi, che gol ha fatto il Toro! Un pallone praticamente inconsistente sulla fascia di sinistra, un difensore, vale a dire Borgonovi, si è addormentato sul pallone, la palla è rimasta sui piedi di Castagna che ha visto Bonizzi leggermente fuori dai pali e al primo pallone valido toccato ha infilato il gol dell'1-2. Corner battuto, Mignanelli, di nuovo Mignanelli, vediamo se riesce a buttarla dentro, gol! Incredibile, l'ho vista dentro, bravo, molto bravo.
anche loro, però aia, c'era una palla recuperata su Di Ceglie, molti dubbi, autorete di Redaelli, e loro hanno fatto la loro onesta partita come deve fare. Attenzione che rischiamo il quarto gol. Co, limite dell'area, palla fuori, tiro dal limite. Gran parata di Frigeri. Sì, vedi, te la sei portata apposta perché sapevi che c'era Davide Castagna ospite. Allora, che risposta vuoi? Quella sincera, noi siamo sinceri. Quella sincera, io oggi sono arrivata e Daniele mi ha dato una maglietta che non è di calcio e un toro con rossetto. È la notte del toro. E non so perché. Perché sapevo che, speriamo anche tutti i sensi calcistici, sia ed è la notte del toro. Quindi di Davide Castagna. Da dove arriva questo soprannome? No, arriva perché quando in prestito il mister, così mi dicevano che assomigliavo a Pasquale Luiso. Ah, il toro di Sora, grande. Il toro di Sora. Vagamente, per quello. Bomber non mi potevano chiamare perché c'era Chiaia, giustamente segnavo, io non giocavo mai, non segnavo, e allora... Tu prima ne hai parlato a Davide, posso dire, tanto di cappello, lei prima ne parlava, voi in pratica in 48 ore avete fatto una squadra. Sì. Lei diceva certamente prima, dati per spacciati, io mi immagino quelle 48 ore a Lecco, e qua arrivavano le notizie. Cioè, dopo Ferragosto in pratica la Coppa Italia non l'avete fatta in Sardegna, esatto. Non eravate presentati in 48 ore, gente probabilmente considerata per assurdo da tante squadre, o giocatori finiti o scartati, cioè tanto di cappello, perché attenzione, ok che ieri è perso a Castelgofredo, ma il Lecco 21 più i 3 punti di bonus 24, cioè ieri con la vittoria eravate a 27 punti, sì. Con gli scarti di agosto, signori, tanto di cappello. Non ti dico la prima domenica, che paura prendere 8 pere e entrare in campo. Oggi ne prendiamo 8, invece... Diciamo che poi vi siete rinforzati nell'arco del tempo. Qualche rinforzo è arrivato poi. Hanno recuperato un po' di infortunati. 48 è una squadra, cioè non ti conosci. Come fa il gruppo lì? La prima giornata vuoi che per questi problemi che c'erano, c'era lo stadio circa 1.500 persone. Cioè un bordello... allucinante, e una grossa mano ce l'hanno data loro, perché noi abbiamo fatto i primi 20 minuti subito a manetta, due gol io, basta, poi siamo morti, poi abbiamo fatto un altro gol Chessa, poi abbiamo fatto il secondo tempo che gente coi crampi, cioè giustamente senza però stati bravi, infatti vabbè, qualche occasione anche ieri di i nostri sostenitori a Castellana, c'erano 400 persone, ci hanno già tirato le orecchie i vostri tifosi perché dicono che parliamo poco dell'Ecco, però io ho spiegato che purtroppo per fortuna ci si vede veramente un po' ovunque, le società sono talmente tante che noi parliamo poco di tutti, non solo evolutamente, anzi è la cosa positiva che grazie ai colleghi di Lecco Channel noi riusciamo sempre a proporvi le immagini dell'Ecco. Quindi la tifosi loro veramente tra le migliori, Sì, no, ieri c'erano 400 persone in trasferta e 350 erano di Lecco, per farvi capire, quindi capisco anche la loro amarezza per dar 3-1, però adesso tutti allo stadio domenica, arriva la capolista, dovrebbe essere la partita più importante, quantomeno più interessante in questo momento del campionato. È assurdo, loro vincendo domenica, Federica, non dico che riaprono il torneo, ma quasi. Cioè non si è ancora chiuso, non è mai stato chiuso effettivamente. Amici di Caronno, non vogliatemene, ma cioè, se Lecco vince e Pontisolo e Pergo vincono, ma sai che bello, noi da esterni. Noi godiamo. Signori miei, stiamo attenti anche al Voghera, perché da quando è arrivato il signor Cotroneo, su 7 gare hanno fatto 6 vittorie. Rischiano, per dirti, un punto in 4 squadre, con certi risultati, toccatevi chi deve toccarsi. Ed io qua ho un po' di messaggi, Allora, a parte che ne è arrivato uno per me, ovviamente, come al solito. Clara, ma le magliette delle squadre come mai non le mandano? Con una modella così dovrebbero mandarne centinaia. C'è la crisi e risparmiano anche sulle magliette, per cui non ce le mandano. Però stasera la maglietta, diciamolo, quella sì, San Firmino, capito cosa c'entra? Non c'entra nulla, non c'entra. Io l'ho messa, però. Del toro. Va bene, ok. Poi dopo abbiamo per Federica, bello il vestito Premaman. Sì, io so anche chi l'ha mandato quel messaggio, però cioè, non c'è solo io. No, glielo mando in privato, no. Ok, e poi chi compra le camicie a Giulio? Bisogna chiederlo alla mamma. Giulio, te le compri da solo le camicie? Non c'è audio qua, Non si sente. non si sente. Benissimo. Allora chiedo a Bobo, chi compra le camicie a Giulio, lo sai? Parliamo di cose serie, la lista di calciomercato che abbiamo. C'è il messaggio da finire. Non puoi assolutamente rispondere. Forza Schuster e forza Corona. Alessandro da Corsico. Ok.
Tu hai capito chi è? No. No? E non capisci neanche il nesso? No. Corsico forse sì. Schuster. Storia passata. Schuster sì, sicuramente. Ah, ok. Storica, diciamo, storica squadra milanese, no? Del, sì. Di Vaio. No, quello fatto lì in tutto il settore giovanile, ma c'era stata una partita con il Corsico particolare, quindi non so, forse il messaggio è riferito. No, questa cosa. Sì. Allora, andiamo a Seregno. Esordio di Mister Aquilante, non senza polemiche in settimana, l'esonero di Mister Brescia, che era assoluto lì, non voglio togliermene, quando è muto, fai pure tutti gli scongiuri che vuoi. Mister Brescia che ha spiegato le ragioni di questo gesto, anche se su queste ragioni ci sono un po' di disquisizioni in atto, ma magari ce li proponiamo come sempre di proporvi la questione con le parti in causa, con entrambe le parti in causa, se no ci accusano di essere di parte. Però andiamo a vedere quello che è successo a Seregno, visto che è arrivata questa bella vittoria. Seregno ha battuto il Darfur per 3-1. Andiamo a vedere un primo tempo subito scoppiettante al sesto minuto, splendida la gran conclusione della distanza di Salomoni che si incoccia sulla traversa. Undicesimo, si fa vedere il Seregno, fucilata di Stefano Selvatico, c'è la leggera deviazione di un difensore del Darfur Boario, pallone che assume una traiettoria che inganna Pansera ed è la quarta rete in campionato per il centrocampista classe 1989. Seregno continua ad attaccare sfruttando il periodo di unpass dei neroverdi. Su calcio di punizione ci prova Luca Gesta con il pallone sulla rete esterna. Da qui poi però è un bellissimo Darfur nel primo tempo, su calcio d'angolo il colpo di testa di Galelli, salvataggio provvidenziale sul palo di Luca Gesta, ma è un Darfur che continua a insistere. Ci prova al 23esimo la punizione di Baresi, la respinta di Maggioni, azione che però prosegue con la difesa del Seregno che non riesce a allontanare nel migliore dei modi. Allora ancora Baresi con il destro da lunga distanza e Maggioni chiamato all'intervento in calcio d'angolo. Seregno in difficoltà nella fase centrale del primo tempo, ancora Galelli, provvidenziale questa volta la deviazione di Davide Borin con il pallone che termina ancora in calcio d'angolo. Al 35esimo Francesco Giangaspero va via a Baresi, duello corpo a corpo, il numero 3 nero verde è costretto a stendere in area di rigore, è sacrosanto il penalty in favore degli azzurri dagli 11 metri. Questa volta non fallisce Stefano Selvatico, doppietta per lui, quinto gol in campionato di Seregno che finalmente realizza un calcio di rigore dopo i due precedenti errori contro Prosesto ed Aurora Seriate. Non è assolutamente finita, il Darfur Boario ci crede, mentre qui passiamo con le immagini nella ripresa. Selvatico, il lungo linea per Silvio Marin, grande prestazione quella della classe 94, prova a far tutto da solo, però è bravo Pansera a dire di no. Darfur pericolosissimo, secondo minuto, da posizione quasi impossibile. Kevin Varas, la sua conclusione viene respinta in qualche modo da Maggioni. Allora è un Seregno che si distende in contropiede. Marin per Cardigno, il controllo, il sinistro che non dà scampo a Pansera e al Darfur Boario. Al 18esimo minuto è il 3-0 del Seregno, 3 come i gol realizzati da Fabio Cardigno nelle ultime due partite, 5 invece quelli totali in campionato per l'attaccante ex Folgore Caratese. Sembra finita ma così non è, Darfur davvero generoso e battagliero. Dopo 4 minuti azione al centro area e a risolverla il numero 5 Stefano Santinelli con il suo sinistro che non dà scampo questa volta a Mattia Maggioni, il Darfur che accorcia le distanze, che pensa di poter rimettere in piedi una partita abbondantemente chiusa, a maggior ragione un minuto dopo quando sul cross di Ragnoli la deviazione volante di Piantoni viene salvata da uno strepitoso intervento di Mattia Maggioni che evita il 3-2 e i possibili patemi nel finale. Finale che vede ancora il Seregno pungente in campo aperto da Fabio Cardigno a Silvio Marin con il destro, non riesce a trovare l'impatto giusto con la sfera e dunque il Darfur riesce a evitare il 4-1 andando ancora vicino al 3-2 sempre con il bravissimo Galelli che impegna sempre Maggioni, ma il punteggio però non cambierà più nonostante nel finale un'altra occasione per il Seregno in campo aperto, lungo linea di Gesta a cercare Pellegata che aggira Pansera, bravo però ad allontanare la sfera, ci prova ancora l'ex Gallaratese ma ancora Pansera abile ad evitare il poker.
Abbiamo visto quindi la bella vittoria del Seregno sull'Arfo Boario, d'Arfo che in settimana, abbiamo parlato venerdì sera con Giulia in trasmissione, è stato messo sotto accusa per l'ennesimo pasticcio a livello organizzativo, se possiamo chiamarlo così. Tra l'altro bisogna tirare le orecchie a Giulio, perché lunedì scorso lo sapeva, ma ha voluto andarci coi piedi di piombo, per cui ha detto no, non lo diciamo adesso perché non so i dettagli. I dettagli sono che Matteo Beretta, centravanti del Darfo, che ha giocato le prime 5 gare in campionato, non era tesserato. Sì, esatto, si sono dimenticati di inviare la lista di trasferimento, è rimasta in qualche valigetta e quindi ha giocato 5 partite Beretta senza essere affatto tesserato e secondo le sentenze degli ultimi anni quantomeno rischia un punto a partita il Darfo, salvo patteggiamento, quindi rischia 5 punti, poi magari col patteggiamento possono arrivare 3, però una beffa che già segue quella dello scorso anno con Crazia, doppio tesseramento, che è costato un punto di penalizzazione con cui è partito quest'anno. Infatti partiva già da -1. Bobo, rimaniamo di là, perché rischia di più tra i tuoi due amici Nember ad Arfo o Cortelazia a Sesto? Nember. Per amicizia questo? No, 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 assolutamente. No. Nember. Tanto non ci guarda Cortelazzi, puoi dirlo? No, no, assolutamente. C'è l'ultima puntata dei RIS, per cui è bloccato davanti al televisore. Allora, Federica, con gli squadra antimafia. Tu lo sai che un grande giornalista c'ha dei grandi ruffiani. Perciò uno più uno fa due, rimane Cortelazzi a processo. Ogni riferimento è puramente casuale. Allora, andiamo invece a Olginate. È arrivato un 1-1 che premia sicuramente più la squadra di Crotti che non quella di Del Piano. Vediamo perché guardano le immagini, io chiedo a Giulio di commentarle per noi. Sono giusto le immagini dei gol e di un paio di altre azioni. Se abbiamo i due gol, questo è il gol dell'Olginatese a fine primo tempo al 36esimo, c'è un traversone di Bono a calcio piazzato, colpo di testa di Valenti, smarcatissimo in area, e quindi 1-0 dell'Olginatese al 36esimo. Qua c'è un'azione sul finire del primo tempo per il Caravaggio, lungo punizione, colpo di testa ravvicinato di Lazzarini e grande il portiere. Qua c'è l'autorete clamorosa di Alujai, classe 94, sul lancio in area di Vitali, colpo di testa anziché liberare, in fila nella propria porta. Quindi il pareggio del Caravaggio, che è arrivato al quarto d'ora dalla ripresa, ma è un regalo del giocatore dell'Olginatese. Attenzione perché Valenti ha segnato ieri, sì, ma c'era già la voce settimana scorsa che sarebbe stato tagliato, voce che anche oggi è confermata, il taglio di Valenti, e invece sembra molto concreto l'arrivo di Cristofoli. Ma mi spieghi, ricordiamo che comunque le liste di trasferimento si aprono il primo dicembre. Ma noi apriamo le nostre stasera, visto che ci sono tutti questi tagli. Si dice che Pellegrini se ne va da Mapello, che Valenti se ne va da Olginate, non sono gli unici. Cristofoli è già stato fra virgolette tagliato, nel senso che si è accordato con l'Alzanocene, è a spasso. Dove vanno tutti? Dipende anche dalle richieste che hanno, perché di sicuro le società adesso non fanno follie se i giocatori saranno tantissimi, ancora più appunto di questa estate, tra squadre che non pagano più. Quindi ma avete deciso che non date notizie voi stasera? No, abbiamo parecchie, abbiamo di più di eccellenza. Comunque, se Bobo vuole sbizzarrirsi, ecco, così le fa dire a te, non le senti su tu, okay? Allora guarda, l'unica certa, a parte tra o quattro dell'eccellenza che diremo più tardi, è quella di Bigatti, che ritornerà ad Arfo Boario molto probabilmente, anche se lui si era proposto. Bigatti Sant'Angelo. Sant'Angelo, scusami, alla Pergolettese, ma non c'è stato nulla da fare. Cristofoli è in ballottaggio tra Olginate e anche lui d'Arfo, però se dovesse andare Bigatti, preso Cristofoli all'80% va a Olginate a sostituire Valenti. E una notizia poi di queste ultime ore, che molto probabilmente lo raggiungerà Marchesetti, esterno del Tridente del Sant'Angelo, ex Chievo Cremonese, che molto probabilmente andrà Olginate, perché fino a giovedì era in ballottaggio a Caravaggio, ma l'offerta dell'Olginatese era più avvantaggiosa e allora è andato Olginate a raggiungere Cristofoli. Beh, potrebbe anche essere un segnale questo, nel senso che se l'Olginatese, che è partita per salvarsi, adesso è lì e fa delle mosse di mercato di questo tipo, forse è perché vuole magari puntare a qualche cosa d'altro. Io farei una brevissima finestra, brevissima volutamente, sulle elezioni, così chiudiamo il discorso sulla Serie D, che si terranno sabato. Sabato in comitato si eleggerà per il prossimo quadriennio il nuovo
il nuovo presidente del Consiglio regionale Lombardo e eventuali consiglieri e quant'altro. Tra l'altro, Giulio, tu mi spiegavi che votare il presidente non significa però votare automaticamente la sua lista, per cui uno può anche disgiungere il voto, giusto? Sì, assolutamente può votare. Allora, i candidati consiglieri sono messi in ordine alfabetico e sono 26, perché sono due liste, più Bonfrisco, che però si presenta senza candidati consiglieri. Tra l'altro, la notizia di ieri soprattutto è che la lista Bonfrisco è sub iudice, in quanto ha raccolto 122 firme, il limite era di 120 alla richiesta minima, forse alcune firme di società chiaramente non sono, sono forse doppie alcune, cioè società che hanno votato su due liste, okay, e potrebbero essere invalidate, scendendo quindi sotto il quorum delle 122, del 120, quindi veramente a rischio la candidatura di Bonfrisco. E ti confermo appunto il voto disgiunto, cioè uno può votare il presidente Buttolì Mazzola e può votare il candidato consigliere Baretti, che invece è dalla lista Belloli. L'alunno Santi ha alzato la mano, voleva dire qualcosa. Grazie professoressa. Prego. Io ti dico che la nomina della nuova gestione del Comitato Lombardo non verrà decisa a Milano, ma verrà decisa a Roma. Verrà decisa a Roma, ma diciamo che a Roma hanno interessi in entrambe le liste, secondo me, per cui uno potrebbe andare bene così come sì, quel, perché l'altro. Il personaggio in causa ha interessi in entrambe le liste. Per cui, comunque, visto che noi abbiamo interesse ad andare in pubblicità, andiamo un secondo in pubblicità, torniamo e poi dedichiamo 5 minuti alle liste e poi parliamo di eccellenza. Eccoci qua, l'abbiamo detto prima della pubblicità, dedichiamo 5 minuti ai candidati al Comitato Regionale Lombardo. 5 minuti perché se ne volete sapere di più vi informate, noi vi diamo i nominativi e più o meno quelli che possono essere le indicazioni di programma. Non abbiamo mai dedicato molto spazio a questo argomento, più o meno volutamente. Io penso che non siano liste che propongono molte novità. In un momento come questo mi aspettavo segnali diverse al comitato. Il fatto che ci siano, per esempio, in tutte e due le liste, nella terza non ci sono candidati consiglieri, per cui però persone che escono da delle squalifiche, non mi interessa quanto tempo fa, per che motivo e quant'altro, ma in un momento come questo, dove tutti chiedono a tutti i livelli pulizia e trasparenza, io pensavo che un segnale di questo genere potesse arrivare anche dal Comitato Regionale Lombardo, così non è. Comunque partiamo dal candidato che nonché presidente uscente, Felice Belloli, lo vedete in questa fotografia, è quello che è stato eletto 4 anni fa, ha 62 anni, è stato segretario e poi presidente dell'Associazione Calcio Bareggio San Martino e poi si è dimesso qualche mese prima di candidarsi e poi è stato eletto a presidente del Comitato Regionale Lombardo. Nel suo programma dice: daremo vita a nuovi corsi di formazione sia per i dirigenti sia per l'uso dei defibrillatori a bordo campo, continueremo a valorizzare i campionati baby, da quando ci siamo insediati abbiamo sempre avuto risultati positivi e vogliamo proseguire con continuità. Poi passiamo ad Angelo Bonfrisco, li sto mettendo anche in ordine alfabetico esattamente come saranno poi messi sulla scheda, che però abbiamo detto è sub iudice, quindi potrebbe anche non essere autorizzato a candidarsi. È un ex arbitro di Serie A, forse qualcuno di voi se lo ricorda perché fece causa alla FIGC, perché dopo essersi dimesso dal lavoro per intraprendere la carriera di arbitro fu l'anno successivo tolto dalle liste, gli fu impedito di arbitrare. Attualmente è assessore al Comune di Villa Santa e dirigente del Serenio Calcio, si siede in panchina come accompagnatore. Tra l'altro volevo chiedere, scusa Giulia, è possibile per un dirigente candidarsi? Bella domanda, informati. Ma lui è accompagnatore comunque, chiaramente. Però rientra, è tesserato, dovrà, credo... In quanto tesserato mi sorge questo dubbio. Considera Federica che è la lista di fatto Milesi che non può candidarsi, quindi sì, infatti a proposito sapere, appunto di deferiti, di squalificati, ce n'è uno per lista, ce ne abbiamo per tutti i gusti. Bisogna rimettere in mano ad un'immagine quella del calcio lombardo senza vitalità e senza obiettivi da perseguire, perché avvenga un cambio di rotta epocale. Il nostro sport ha bisogno di idee nuove e di volontà di crescita, con le società lombarde non più spettatrici ma partecipi alla vita dell'attività federale regionale. Questo è Bonfrisco. Presentare Sandro Mazzola mi sembra abbastanza ingeneroso, nel senso che chiunque
seguo questa trasmissione ed è appassionato di calcio, sa perfettamente chi è Sandro Mazzola, ex fuoriclasse dell'Inter, della Nazionale, vice campione del mondo, ha compiuto 70 anni da poco. Il nostro obiettivo sarà di lavorare principalmente con i giovani, ridando tono ad un vivaio povero tecnicamente. Pensiamo alla mancanza di numeri 10 nel nostro calcio. In più instaureremo un rapporto costante con Coverciano, lì la Lombardia per colpa delle gestioni precedenti non ha più un ruolo. Queste sono indicativamente le candidature, non indicativamente i programmi, sì, perché naturalmente i programmi sono molto più dettagliati e molto più interessanti. Abbiamo detto da tempo che comunque il candidato da battere è Belloli, cioè quello uscente. Quello che io vi chiedo è: secondo voi, se Bonfrisco riuscirà a candidarsi, a chi porterà via voti? Perché a questo punto non penso che possa vincere, ma sicuramente darà fastidio. No, beh, a parte che mi ha un po' stupito questa questione della candidatura di Bonfrisco, arrivata all'ultimo minuto, in sostanza senza poter fare campagna elettorale, perché è uscita una settimana prima della votazione, quindi mi ha molto stupito. Di solito la legge dei grandi numeri dice che già il candidato uscente comunque ha un effetto traino, un effetto conoscenza, un effetto visibilità che porta vantaggio. La frammentazione di solito delle liste di opposizione avvantaggia chi è in carica, questo dicono tutte le elezioni del mondo. Sta distruggendo la postazione, sì. Chiara, ha deciso, no, che più che altro il mio toro, il suo Oscar e quant'altro. No, io ma perché secondo te chi vince? Ma io non lo so, io dico solo che ho visto sia la presentazione della lista Mazzola, sia in un'altra iniziativa ho visto la presentazione della lista Belloli. Ho capito che la lista Mazzola, diciamo, punta molto sull'aspetto di dire meno difficoltà per il tessamento dei giovani, dei ragazzini extracomunitari, quelli nati in Italia, e più peso su Roma. La lista Belloli punta sul fatto di dire: abbiamo già fatto tanto sul tesseramento online, siamo gente seria, continueremo a fare bene da questo punto di vista. E punta sui quattro anni che hanno. Sì, quindi secondo me si gioca molto su questi due aspetti. La lista Mazzola, ripeto, dice molto che Roma, la Lombardia ha avuto poco peso, la lista Belloli invece dice che quando si va a Roma si è primi inter pares, cioè 20 sono le regioni, ogni regione vale un voto e quindi bisogna cercare delle alleanze. Questi sono i due punti di vista, secondo me, su cui forse si giocherà. Forse non è un caso che nella lista Mazzola ci sia il nipote di Tavecchio. Non lo so, non ne ho idea. Giulio, che in Bergamasca che aria tira? Che cosa si pensa? Che vinca Belloli, che sia così scontato come un mesetto fa o non più? Ma credo che nella Bergamasca sia favorito nettamente Belloli, vista la candidatura di Baretti, quindi penso che un 70-80% delle città bergamasche vadano con Belloli. Non sto a chiedervi, avete qualcosa da dire su questo argomento? Non vi tedi ulteriormente? No, però Mazzola non mi sembra particolarmente indicato per questo ruolo. Sì. A me sembra un po' uno specchietto per le allodole, sinceramente, però quello che mi chiedo è: comunque voteranno circa 1300 società, che sono quelle che rientrano nelle categorie, in rappresentanza di 180.000 giocatori, quindi meno male la cosa vi riguarda, anche se non avete voce in capitolo, penso, nella possibilità di dire la loro. Anche, mi sono dimenticato di dire una cosa importante, che c'è il voto per delega, quindi anche lì chi accumulerà più deleghe credo che vincerà. Si arriva, allora stavo guardando altre, vabbè, comunque si vota sabato 24 e per delega per forza, perché sabato poi, se sarà confermato, c'è lo sciopero della scuola, per cui penso che arrivare a Milano e a votare sarà abbastanza complicato. Vedremo lunedì sera, vi daremo conto di chi ha vinto e di chi governerà in questo prossimo quadriennio del Comitato Regionale Lombardo. Passiamo all'eccellenza, non partiamo dal girone come avevamo non stiamo in scaletta, lo sto dicendo io in regia, ma partiamo dal girone A, anche se dal girone C avevamo poco da dire, l'avevamo sbrigata velocemente, però partiamo dal girone dell'Atletico CVS e andiamo a vedere quali sono i risultati, perché qui c'è una squadra in fuga che è la Solbia Sommese, che ieri ha messo a segno un'altra vittoria, adesso sono 6 punti di vantaggio sull'Inveruno. L'Oltrepò ha pareggiato sul campo dell'Arconatese, ha vinto la Sestesa Garlasco, l'Inverno ha vinto 3-0, il Marnata ha pareggiato 2-2 col settimo milanese, la Solbia Sommese ha vinto 3-1 col Roncalli, l'Union Villa Cassano ha pareggiato 1-1 col Magenta, ha vinto la Vergiatese 4-1 con la Bustese, ha vinto il Vigevano 1-0 con l'Atletico CVS e ha vinto anche il Fenegro, nonostante fosse assolutamente decimato dalle squalifiche, l'avevamo detto venerdì sera con Giulio in trasmissione, ha vinto 5-0 sul campo del Villantese.
meglio. La classifica quindi vede Solve Sommese in testa, 32 punti, l'Inver 1 segue 26, la Provi Giovano Sulardese a 23, il Vigevano a 22, la Verge Tesa 20, poi Roncalli, Sestese, Bustese 19, Oltre Po 18, Atletico, Marnate, Magenta 17, Fennegrò, Settime, Villanteri a 14, si viaggia a terzine. Union Villa Cassano 11, Arconatese 9, Garlasco chiude con 7 punti. Federico, metà classifica è il campionato che dovevate fare? Sì, per adesso diciamo che siamo nella media. Eravate partiti molto bene. Sì, eravamo partiti molto bene, poi abbiamo avuto un periodo in cui invece le cose sono andate male, mi sembra che abbiamo fatto due o tre sconfitte di fila, poi ci siamo rialzati, abbiamo fatto 3 vittorie di fila, adesso veniamo da 2 sconfitte di fila, domenica scorsa abbiamo giocato con la Sobia Sommese che anche se di certo non abbiamo sfigurato, anzi abbiamo fatto un'ottima prestazione, poi alla fine su 2 calci d'angolo sono venuti i loro gol e adesso dobbiamo ricominciare a rialzare la testa perché se no veniamo risucchiati di nuovo in quella zona calda della classifica. Poi la classifica è cortissima, ci sono tantissime squadre in pochi punti, poi questo è un campionato stranissimo, cioè ci sono dei risultati ogni domenica assurdi, basta vedere il 5-0 del Fenegro, anche le 4-1 della Vergetese con la Bustese, la Bustese è un'ottima squadra, quindi bisogna cercare subito di ricominciare a far punti. Ti chiedo una cosa, avete cambiato la cosa? Giovane emergente che l'anno scorso ha fatto molto bene a Settala in promozione, però rispetto all'anno scorso purtroppo avete sempre la sfortuna di avere tanti infortuni, perché soprattutto in attacco, cioè è un po' questo, mi chiedo cosa, dove potreste arrivare se faceste 2 mesi senza grossi infortuni. Me lo chiedo anch'io e non ti nego che secondo me potenzialmente la squadra al completo può puntare anche a qualcosina meglio della metà classifica o della salvezza tranquilla, sono sincero. Poi sfortunatamente non abbiamo mai la possibilità di essere al completo ogni domenica, adesso si è aggiunto Galoppini fuori da un mese che per noi è un elemento fondamentale, l'anno scorso nella salvezza è stato fondamentale, Cangelosi ancora sta rientrando piano piano da un brutto infortunio, quindi insomma tu sono giocatori importanti. 9 gol è un buon bottino. La tua annata migliore? 8. Quindi l'hai già battuta. Già battuta. Diciamo che è il primo anno da punta, questo, come prima facevo un po' più l'esterno. Quindi hai più occasioni. Sì, no, senti, ma un dubbio che noi abbiamo tutti i lunedì, noi vediamo, grazie al Signore di Natale, tra l'altro lo ringraziamo, vediamo la sintesi delle partite, vediamo tante occasioni da gol, ma anche in altre partite che siamo. Ci chiediamo come mai nel girone A, secondo te, ci sono tantissimi gol, si gioca forse in maniera più aperta rispetto agli altri gironi, siete più forti voi attaccanti, perché ci sono partite veramente 3-2, 4-4, come mai? Sono sempre tanti gol tutte le domeniche, anche noi abbiamo fatto praticamente gol in tutte le partite tranne in queste ultime 2 che sono andate male, però abbiamo sempre segnato e abbiamo quasi sempre preso gol, quindi non so, evidentemente ce la si gioca di più, non lo so. Appoggio la domanda anche a Davide, tu parlavi di infortuni che comunque determinano sicuramente un discorso di non vincere le partite, però Davide tu mi segni nelle grandi piazze la classica frase, ma i sostituti sono al livello di quelli che entrano. Banchinari. Quindi non è così realmente, c'è sempre una differenza minima. Sicuramente. Perché ecco, la stessa processo che dicevano ieri, ci mancavano 8 giocatori infortunati, poi non è che uno dice, e gli altri che vanno in campo, chiaro che dopo è vero, i migliori ci sono, però certo. È così tanta la differenza, anche voi come Lecco? Ma sicuramente chi gioca meno in quel periodo lì è... sente magari meno fiducia e ha molte più difficoltà rispetto di uno che gioca titolare, è abituato al ritmo partita, eccetera. Però poi ci sono anche le occasioni che magari uno entra, vuole dimostrare, fa bene. Però sicuramente se uno sta fuori fa più fatica rispetto di uno che gioca titolare. A me ha fatto molta tenerezza Rota, sì. Che è entrato 15 giorni fa, ha segnato, sì. Ed era felicissimo perché lui è... di un paesino in provincia di Lecco, certo. Ha segnato davanti al pubblico del Lecco per cui lui tifa, per cui certo. Ha fatto veramente, cioè è abbastanza inusuale nel calcio, sì. D'oggi trovare una persona attaccata a una maglia e a una squadra perché c'è nato e c'è vissuto, è molto più facile trovare, sì. I mercenari che sì, no, cambiano maglia ogni anno. E sinceramente chi gioca Lecco quest'anno, vabbè, sono tanti ragazzi di Lecco, sinceramente compreso io, che ha giocato in passato, ad esempio Rota, il capitano, sono molti ragazzi che sono attaccati a questa maglia, a differenza magari di sempre giocato in attacco, hai sempre fatto l'attaccante, sì. Vabbè, da piccolo giocavo un po' più dietro, però sì,
negli ultimi anni. Federico invece è cambiato un po' il ruolo, dicevi, rispetto al passato. Eri più lontano dalla porta, vero? Sì, no, lo scorso facevo il terzo nel 4-3 largo, quindi quest'anno il mister ha creduto in questa mia possibilità di cambiare ruolo, effettivamente per adesso sta passando. C'ha ragione lui, per ora ha assolutamente ragione lui. Andiamo a vedere un po' di immagini. Sì, vai. Allora, il vero problema della Pro Sesto è che non è la Pro Sesto che ha vinto l'anno scorso. Tutti giocatori nuovi, assolutamente non amalgamati, nuovi presidenti e due allenatori in pochi mesi. Una grande confusione e grandi difficoltà. Rivogliamo Melosi e la vecchia squadra. Firmato Marco. questo è un sogno irrealizzabile, dovevano pensarci prima a tenersi eventualmente un po' di giocatori. C'è da dire che comunque l'organico approntato è assolutamente di categoria. Qui c'è veramente stata una buonissima dose di sfortuna. Gli infortunati sono in quantità industriale, al di là del... Poi ne ho ancora un po', allora forza Lecco, non importa la sconfitta, ci rifaremo, arriveremo primi, vai Ciossa. Addirittura, beh, voi vi trascinano a fare queste facce, che poi dicono che rincontro. E poi ci fanno una domanda, ciao, non parlate più del girone A di Serie D, perché? Bella domanda. È un dolore per Stefano, tra l'altro. Sì, questioni di tempi, nel senso che facciamo già fatica a parlare di questi cinque gironi, a farvi vedere tutto quello che abbiamo, perché arriviamo sempre in ritardo e quant'altro. Abbiamo dovuto sacrificare un girone, era quello che a livello di Lombardia interessava meno, perché c'erano il Verbano, sì, la Folgore e il Trezzano. Però erano rimaste solo tre, auspichiamo che le spostino nel giorno di l'anno prossimo, così non abbiamo problemi. Andiamo a vedere quello che è successo però, tra Digema e Atletico CVS. Daniele chiede l'aiuto di Federico. No, allora la partita secondo me fra due squadre, giustamente detto, ben dotate, con un buon organico. Io ti chiedo soprattutto, vediamo il CVS con la maglia azzurra, attacca da destra verso sinistra, il Vigevano in maglia nera. Ti chiedo un po' dell'attacco del Vigevano, perché con Giglio e Sorrentino, che poi li vedremo protagonisti, mentre qui siete voi in attacco con una palla che impegna De Marchi, adesso vedremo un tiro di Giglio e dico che ha forse l'attacco, i due attaccanti tra i più forti del girone, no? Quelli del Vigevano. Beh, la classifica canonieri dice così, Borella 11 gol, Giglio 10 gol, quindi 21 gol in due sicuramente sono un attacco molto forte. Ieri, anche se ieri fondamentalmente non hanno combinato un granché, a parte una bella traversa di Giglio di testa nel secondo tempo, certo, i nostri difensori sono stati bravi a contenerli. Senti, siete partiti bene, perché adesso al di là di questa azione d'attacco del Vigevano abbiamo visto soprattutto qui c'è un difensore che prova l'autogol, non gli riesce. No, dicevo, al di là di queste azioni direi che avete sfiorato più volte il gol nel primo tempo ieri. Sì, questo è un contropiede appunto importante. Sì, soprattutto qua che me lo sono mangiato. Qua è bravo Paloschi a giocare a Damiani, poi se la fa ridare, la mette in mezzo bene sul secondo palo, sì. Io non l'anticipo la palla, me la ritrovo un po' addosso e poi la cicco clamorosamente. Ecco, avete approcciato bene la gara, quindi penso il mister sia stato contento del vostro primo tempo, no? Ma contento in parte, perché forse abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi, soprattutto in mezzo al campo, troppi errori, passaggi semplici, sbagliati. Il campo era brutto, come vedete, cioè era difficile giocare palla a terra, però effettivamente il primo tempo abbiamo sbagliato un po' troppo. Qui c'è, ecco, qui c'è un bel tiro da lontano di Damiani, sì. Poteva essere questo forse portarlo in vantaggio, era l'ultima occasione del primo tempo. Sì, proprio l'ultimo secondo del primo tempo. Ecco, adesso possiamo andare a ripresa, c'è subito un bel colpo di testa da parte di Ivan Sorrentino, Lucini para, poi nasce una mischia, Giglio tenta il tiro al volo, la palla sorvola, poi dopo di poco la traversa. Al 17° minuto c'è una mischia al centro dell'area, il direttore di gara però lascia proseguire l'azione, non concede il richiesto presunto calcio di rigore. Un'altra azione del Vigevano con Giglio che colpisce la traversa di testa, poi l'appoggia in rete, il rumore della traversa ce lo fa Stefano, però ricordiamo che la traversa non è uomo, quindi la posizione rimane di fuori gioco. Vediamo Giglio che si fa per niente una vasca Sorrentino si fa una vasca per niente sotto la tribuna. Cosa è successo qui in poi? Forse poi il Vigevano ha trovato il coraggio, sì, ha spinto. Nel secondo tempo ci siamo completamente spaccati in due, non abbiamo più giocato la palla, non so, forse un calo proprio anche di testa, ci siamo fatti un po' schiacciare. Poi ecco, è nato questo gol, ecco, del gol di Mbaye, tra l'altro nato da un rimpallo, no? Sorrentino al centro, no? Forse un po' fortuna, no, un dribbling di Giglio tentato, poi un rinvio un po' così dalla difesa, poi
ci avevate fatto il sapore del pareggio, cioè la sintesi questa della partita. Sì. Ecco, ma spiegami una cosa, ho visto grandi esultanze dei giocatori del Vigevano, sportivamente ovviamente sempre nei limiti, ci mancherebbe. C'è una piccola rivalità sportiva fra le due tifoserie, quanto, vero? Fra le ma due a quanto pare sì, perché ti ripeto, anche l'anno scorso era stata una partita molto tesa a livello proprio emotivo, quindi non so, evidentemente... C'è qualcosa. Del Vigevano questa settimana se ne sono dette di tutti i colori, c'è un nuovo compratore, comprerà, non comprerà, venderà, non venderanno, si parla di fusione con la Provi Giovano Suardese, anche se quando parla di fusione sembra che bestemmino, per cui vabbè, vedremo che cosa succederà. Federico ha nominato la Bustese come una delle squadre che gioca bene, che però ieri ha preso 4 gol a Vergiate. Andiamo a vedere le immagini di questi gol e di un paio di azioni fra le più interessanti, chiedo a Daniele di commentare, ecco, per me. C'è subito l'episodio che decide, direi che dalla svolta probabilmente decide la partita, si gioca Vergiatese Bustese, arbitra il signor Bullari di Brescia, c'è un lungo rilancio di Beretta per Cordone, Oldani da dietro lo tocca, credo che non ci siano dubbi sul fatto che fosse espulsione per fallo da ultimo uomo. Qui ed è veramente la svolta della partita, perché c'è il calcio di punizione di Ferrario che riprende la palla, un bel tiro al volo, sorge una mischia e poi arriva il gol del 1-0, quindi una doppia mazzata per la Bustese. Andiamo poi nella ripresa con il gol di Cordone, forse anche un po' fortuito sul rimpallo, però è il gol del 2-0 per la squadra di Vergiate. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo e bravo Ferrario sul primo palo a svettare di testa ed è il gol del 3-0. Poi al 20° arriverà il gol, sempre sugli sviluppi tra l'altro di un calcio d'angolo, e Beretta, bravo di testa, che batte direi l'incolpevole Piuri. Poi c'è un gol, secondo me una prodezza tecnica, un bellissimo gol segnato da Scavo, vediamo che colpisce addirittura di esterno dal limite, supera il portiere Savastano, un bel gol che non basta, vince la Vergiatese 4-1. Stavo guardando il cronometro che sta scorrendo impietosamente, do la pubblicità adesso, così poi torniamo e finiamo il discorso sull'eccellenza, sul girone B e su questo Gianna Cavenago che ha animato gli animi ma forse ha ucciso il campionato. Rieccoci qui, continuiamo il discorso sull'eccellenza, ma passiamo al girone B. Era il girone che regalava lo scontro al vertice. Avevamo detto i due mister che si aspettavano perché si erano già dati battaglie in promozione l'anno scorso. Tra l'altro battaglia in promozione che aveva sempre visto spuntarla il Cavenago, e invece la Giana ieri è riuscita nel colpaccio, nello sgambetto. Ha vinto 2-1 e si è involata veramente da sola verso la Serie D. Ha vinto l'Ardor Lazzate 2-1 con la base 96, ha vinto il Ciserano 2-0 con la Rivoltana, 2 gol, sesta partita in casa e sesta vittoria, e i gol sono arrivati al 92esimo e al 94esimo, doppietta di Ghisalberti. In 10 tra l'altro. Il Crema, anche il Crema era in 10, sì. E ha vinto, era in 10 per tutto il secondo tempo, sì. E ha battuto il Mariano 1-0, ha vinto il Desio 2-1 con la, sì, Visnova e la Giana appunto col, sì, Cavenago, 1-1 fra Zanconti e Arcellasco. Ha vinto il Real Milano 2-0 col Cantù, ha vinto la Trevigliese a San Colombano 1-0 e ha vinto il Sondrio 4-1 col, sì, Valle Brembana. Quindi in testa alla classifica c'è la Giana a 33 punti, sono 8 i punti di vantaggio su San Colombano, Cavenago e Ciserano. Poi c'è il Mariano a 22, il Desio a 20, Trevigliese Sondrio Base a 19, Arcellasco e Crema di Voltana a 18, Ardor Lazzate e Valle Brembana a 15, Zanconti 10, Real Milano 9, Bisnova 4 e chiude il Cantù con 2 punti. Giana quindi in fuga, più 8 sulle inseguitrici, e domenica le inseguitrici, almeno 2 delle inseguitrici, si danno fastidio perché il San Colombano ospita il Cavenago mentre il Ciserano andrà a Cantù, per cui sulla carta non dovrebbero esserci problemi, ma non si sa mai. Non possiamo parlare, no, di campionato finito? Assolutamente no, anche se 8 punti rischiano di essere tanti. Mi sembra di vedere il classico campionato dove nessuno riesce a dar fastidio alla capolista perché perde sempre il passo. Giusto, domenica c'è il derby, seconda, terza, hai detto benissimo il rischio di andare a più 10. Ma Fede, la Giana, io l'ho vista a Treviglio domenica e vista ieri, può ammazzare il campionato, ecco, è inutile girarci intorno. Ecco, io invece su questo avevo un dubbio da chiedere a Giulio sul mercato, perché mi arriva una voce
che il Cesarano prenderà Pellegris e che con questo rinforzo in attacco tenterà di ragguantare la Giana. Non so se sia vero o no. Sembrano i cagnolini quelli che ci sono dietro sulle macchine che fanno così con la testa. La voce che mi arriva, non so se sia vero o no. No, la voce è vera, ma sembra che invece il nome che arriverà a Cesarano sarà Bonomi, l'attaccante della Colognese. E poi si parla anche forse di Cataldo, che è un giovane del 94, che è al Caravaggio. Che è al Caravaggio. E questi sono i due nomi. Sicuramente Bonomi è una voce concretissima. Beh, allora, visto che hai parlato bene alla Giana, vi riproponiamo dopo a grande richiesta e dopo un parecchi mesi questa sintesi realizzata con la telecronaca in diretta di Stefano Busone e Bobo Santi della partita fra Giana e Cavenago. Il primo big match dell'anno, primi contro secondi, Giana Erminio contro Polisportiva Cavenago, i due attacchi più belli e importanti come nome del girone, 30 gol il Giana, 28 il Cavenago. Panchina giovanissima per il Giana, addirittura 3 uomini classe 95, il numero 12 portiere Beretta, il 13 appunto 95 Re Buchini. Intanto attenzione, parata di Gentili, riprende attenzione qua sulla sinistra con Spiranelli il Giana. Spiranelli, la palla in qualche modo era giusta l'idea, non è arrivata Solerio. Dietro invece è arrivata Marotta che cambia totalmente il gioco dalla parte destra. Attenzione, rete! Ed è entrato Recino! Ed è entrato Recino! Undicesimo Recino! I giocatori principi, come hai detto te, tipo Loprieno, che è diciamo, il marcatore di questo, sta Olivari nel frattempo va in sovrapposizione il numero 2 Giavardi, contrastato da Solero, ancora in mezzo e devia con una Acerbi dopo un colpo di testa veramente brutto da parte di Solero. Numero 10 Arena, di nuovo il Giana, apre tutto su Spiranelli. Spiranelli rete! Spiranelli da solo, 28esimo, il Cavenago bucato la seconda volta, la difesa ferma, Spiranelli in velocità mangia sul nascere l'idea di Uggioni di contrastarlo. Cavenago nemmeno una, a parte quel colpo di testa deviato in angolo da Cervi, perciò nulla in questo gol del Cavenago con cross dalla destra del numero 2 Giavardi, in modo inasperato la difesa del Gorgonzola bloccata col portiere fermo sulla linea di porta. Noi speravamo su un 500-600 persone, invece penso che siamo un po' sulla metà. Adesso ancora offensiva da parte Gorgonzola, gol incredibile di Recino dopo che si è smarcato in modo veramente preciso dalla propria marcatura. Adesso va ad attaccarsi anche lui, 4 barriera, parte Arena col destro, raso terra clamoroso, hanno tenuto il fiato sospeso come noi qua in tribuna. Vale interessante che arriva a Perna, si gira Perna, Ancora Gentili su Bergamini. Appoggia a sinistra Pinto, guarda Bergamini. Tutto regolare per il guardaline qua sotto. Bergamini e ancora Gentili. Aumenta la distanza del Giana dal Mariano. Cesarano che ritorna in corsa per i playoff. E un Giana che continua la sua corsa verso la vittoria finale. A questo punto dirò meritatamente, perché oggi ha dimostrato veramente di essere la prima in classifica. Il Cavenago ridimensionato nelle sue aspettative. Questo è solo un piccolo anticipo di quello che hanno combinato i due litigando con le vocali e anche con i giocatori in campo, perché se li confondono ogni tanto. Canale 630, Video Star Sport, alle 11 circa, vedete la partita per intero fra Giana e Cavenago. Permettimi un dato che poi appunto sentite in telecronaca, è un dato clamoroso del Giana, l'ultimo KO, poi lo dicevamo dopo in telecronaca, è il 23 ottobre 2011. Paullese Giana 2-1. In caso, tu stai dicendo, no, 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 in assoluto, sono 13 solare. Mesi che il Giana non perde, più della mia Juve, per dire, non è che sono lì per caso primi. No, no, ma quello che fossero lì per sei solo tu, cioè, che sono numeroni, sono se la salvezza è il loro obiettivo, e lui ogni volta risponde ma no, di salvezza non abbiamo mai parlato, non ne parla neanche in questa intervista che è lasciata appunto a fine gara Cesare Albè con Stefano Bruson.
direi che la prima mezz'ora bene noi, un po' calo nel secondo, il quarto d'ora finale del primo tempo, e poi secondo tempo un po' meno bello, però con diverse occasioni, poca concretezza, sì, questo è vero. E basta abbassare un pochettino la guardia, e il Cavenago, che è un'ottima squadra, noi è la prima volta che lo battiamo, l'anno scorso abbiamo perso 4-1 da loro e abbiamo fatto un 2-2 qua nella partita che, dove abbiamo vinto il campionato. Questa è la prima volta, siamo contenti del momento e di questa vittoria contro il Cavenago, che comunque ritengo una grossa squadra, insomma. Ingabbiato lo prendo alla grande, oggi tutte le palle erano bloccate in partenza, non ha ricevuto palle giocabili. Beh, per forza di cose bisogna far così, perché altrimenti Paolo Lopreno, insomma, si sa, parlano da solo, 17 gol in 12 partite fino ad oggi, è chiaro che se gli fai arrivare tre palloni decenti, uno è gol sicuro, quindi bisogna cercare di far sacrificio e densità lì in mezzo per evitare che arrivassero palle giocabili, soprattutto a lui, ma anche a Dogliari e poi negli ultimi 20 minuti, quarto d'ora, a Severgnini e così via, insomma. Quindi sicuramente bene i nostri come concentrazione e tutto quanto, un po' poca concretezza, perché perfino a lui l'ultima giocata di Perna, insomma, lì con due uomini in mezzo non si deve tirare in porta, insomma, ecco, questo l'unico rimprovero oggi è questo per i ragazzi della Gianna, insomma. Faceva freddo? È la prima o avete domenica, entrambi forse pochi capelli? Okay. Comunque, dal mister Albè, che è sempre molto schietto e diretto e ci piace per quello, a un altro mister che non si nasconde dietro un fiammifero, cioè Felice Rossi, che commenta così questa sconfitta e la sua squadra. Mister, oggi veramente si può dire una super Giana. Sì, ci sono stati superiori, niente da dire, il risultato non fa la grinza, hanno vinto meritatamente, lo sapevamo che erano una bella squadra, però oggi i miei sono mancati all'appuntamento, purtroppo. Capita, è la seconda partita che sbagliamo e è la seconda partita che perdiamo, non siamo capaci di rubare il risultato quando giochiamo male, però io dico sempre, quando si gioca male è giusto perdere, oggi è stato giusto perdere. Magari una battuta, la cena no, però un panino e una birretta a Gentili le offriamo, che vi ha tenuto in gara fino al 90esimo praticamente. Federico è stato bravissimo, però ha fatto l'errore sul secondo gol, che non è uscito, che era incollato alla porta, che è stato l'unico neo della sua partita, che però ci ha danneggiato, perché anche se stavamo andando male su un 1-0 la partita è sempre in bilico, infatti abbiamo visto alla fine poteva venire fuori il 2-2 che non meritavamo, però poi nel calcio i punti contano quando te li danno, non quando meriti o non meriti. E lì è stato il suo unico neo, che era troppo in porta, poi è uscito, si è fermato, se l'avesse presa lì, sai, 1-0. Poi dopo è stato bravissimo, penso che abbia fatto 5 parate sulla riga di porta, bisogna fargli solo i complimenti e basta, ragazzo giovane, sta andando bene. Io confermo il mio parere positivo dopo averlo avuto in studio sulla schiettezza del mister che dice... Fede, una domanda a Federico, il tuo omonimo, e ci stanno abituando le neopromosse, vedi appunto quelle due che abbiamo seguito ieri, come voi l'anno scorso, il CVS che avete fatto, mi ricordo, un'andata fantastica, ma qual è il trucco? Ma perché è spesso che si ha questa stranezza delle promosse che pronti via ripartono alla grande. Ma non c'è un trucco, probabilmente è l'euforia di arrivare in una categoria superiore, la voglia di far bene, di mostrare di essere all'altezza, di giocare anche in categorie appunto superiori, probabilmente è quello. Noi l'anno scorso avevamo tanta voglia di dimostrare di poterci stare in eccellenza, e penso che la Giana, adesso poi io continuo a vedere, non li ho ancora visti dal vivo, ma me ne parlano tutti benissimo, vedo che non perdono, come dicevi tu prima, da più di un anno, quindi evidentemente le cose funzionano molto bene lì. Andiamo a sentire un altro collega di reparto, vale a dire Riccino, che ieri ha segnato il gol dell'1-0, sì, giusto, e che appunto ha aperto poi la strada alla vittoria della Giana. E oggi tornato alla squalifica, l'hai messa dentro, una veramente partita incredibile, non voleva chiudersi prima, fino al 90esimo è rimasto ancora Cavenago in ballo. Sì, oggi è stata dura, lo sapevamo che era dura, fino al 90esimo dovevamo lottare per portare a casa questa vittoria, lo sapevamo, però noi veramente abbiamo fatto benissimo, soprattutto il primo tempo, e nonostante abbiamo sofferto soprattutto il secondo, negli ultimi minuti abbiamo avuto delle grandissime occasioni per chiudere la partita, però purtroppo il loro portiere è stato bravissimo, soprattutto nel secondo tempo, ha fatto davvero delle belle parate.
è andata così, però siamo contenti, 2-1 va bene, 3 punti va benissimo, va bene così. Giorgio, una giornata che poi tra l'altro, oltre ad aver avuto la seconda, dietro non vince nessuno, anzi tutti perdono, 33 punti il Giana, e salvezza non mi dire che è il tuo obiettivo. No, abbiamo sentito dalle notizie che ci sono arrivate che hanno perso tutte dietro di noi, San Colombano, Mariena, Mariano e Cisarano no, però siamo a più 8 comunque da tutte, quindi noi questa è la nostra strada, poi stiamo coi piedi per terra, non ci montiamo la testa, il nostro obiettivo comunque è di andare avanti su questa strada, poi vediamo come va a finire. Siamo curiosi anche noi di vedere come va a finire. Intanto noi andiamo nei messaggi, perché Clara, ce ne sono arrivati altri per i nostri ospiti. Sono arrivati un bel po', allora. Il livello tecnico della Giana è impareggiabile. Il Cisarano però è la squadra dal grande cuore. Federica, sei unica. Firmato Gabriele. Wow. Poi abbiamo Forza Atletico CVS. Corona, ti vogliamo re della classifica cannonieri. Firmato un tifoso della curva. E poi, perché in città Lecco non vi si vede? Meno male che siete in streaming. Grande... Non mi avete manco avvisato che eravamo in streaming questa sera, se no avrei dato l'inizio della trasmissione. Evidentemente lo siamo. Poi, grande Castagna, ora arriva il tuo periodo migliore. Magnati gli avversari a suon di gol. Gigi da Ponte Azzone. Tra l'altro sì, volevamo ripristinare lo streaming giusto per quelle pochissime zone che sono rimaste e che rimangono scoperte in Lombardia, però vi ricordo che da domani su YouTube voi andate nel primo pomeriggio, quindi il primo possibile, sul nostro canale YouTube e trovate tutta la puntata, potete anche commentare, darci consigli, magari non insultarci perché non è bello. La posto anche su Twitter. Questo anche su Twitter, sul profilo di Clara però, direttamente sul suo. Okay. Federica, commentare le bombe di mercato di Bobo Santi. Ne ha altre? Metto l'assist. Ce ne sono tantissime. Vai, vai. Partiamo per questo girone, come detto... Come ha detto il Guido, Bonomi al Cavenago sta trattando Martignoni e da domani si allenerà Cipelletti 95, ex Gian Erminio. Ok, Martignoni e Sant'Angelo. Esatto, Patrini invece, che era stato uno di quelli di Sant'Angelo coinvolti in un eventuale trasferimento, sembra molto più vicino di quanto se ne dica all'Atletico Pro Piacenza. All'Atletico Pro Piacenza, ma non è da dove sono scappati tutti poi? Qual è la Lupa? La Lupa, è la squadra di Serie D che in questo momento è in testa al girone di Serie D. Aspetta che passo a Guido. Importante Caravaggio, perché sembra che sta trattando, questo Serie D però importante, un centrocampista ex professionista che è Lorenzo Rossetti, classe 1980, era alla Triestina lo scorso anno in prima divisione, rimasto senza squadra. E poi il Vale Brembana si sta muovendo molto nel girone B, ha tagliato il portiere Pilenghi e pare voglia puntare su due giovani come portiere, uno è Cole Fontana che ha giocato già ieri e sta trattando Pesenti, ex Villa Dalmè e Trizium. E poi sta trattando Breviario della Colognese, questo sempre Vale Brembana, e si parla anche di Arrigoni che non dovrebbe rimanere affatto alla Grumellese. Allora, io ho 3 minuti di sintesi di Desio Visnova, se non sbaglio. Robby, fammi un cenno, sì, no, sì. Però ho 4 minuti alla fine della partita, per cui non riesco a mandarla. Però se voi andate su WeMatch, la potete vedere, sempre anche lì, canale YouTube, perché Fabrizio Togliatti ce l'ha gentilmente prestata, ma non ce la facciamo, non c'è solo naturalmente la sintesi, ma ci sono anche le interviste con mister Anania Massa e Stefano Modini. Noi andiamo sul girone C, quindi così chiudiamo il discorso all'eccellenza, andiamo a vedere quello che è successo. Qui ci sono due squadre in fuga, che sono il Palazzolo e lo Scanzo Pedrengo, che non vuole vincere il campionato, l'hanno detto, adesso rinviteremo Lorenzo, vediamo se ha il coraggio di confermare questa cosa anche a gennaio. Palazzolo che ha vinto 1-0, gol di Slanzi, nostro ospite discorso, col Travagliato, e un rotondissimo invece 4-0 quello che lo Scanzo Pedrengo ha rifilato al Sarnico. Sarnico che vi ricordo che prima di questa partita aveva preso 12 gol in 13 gare, quindi non è che avesse una difesa proprio di quelle con la Brodo. Ha fatto 4-4 la Ghisalvere col Castel San Giorgio, ha vinto 3-0 il Ciliverghe con l'Orsa Corte Franche e anche la Dellese con la Colognese, ha vinto 4-3 il Folzano col Valcaleppio. Il Valcaleppio era andato sotto di 2 gol, poi è andato sopra di 3, cioè vinceva 3-2
e poi ha preso il terzo e il quarto gol all'89esimo e al 90esimo, ha perso 4-3. La Grumellese continua la sua marcia, ha vinto 1-0 con il Rigamonti Nuvolera. Se mi togliete i risultati io a memoria non li so, però qui ecco, la... grazie. Il Palazzo, l'abbiamo detto, ha vinto, lo Scanzo Podendo anche, il Sovere ha vinto 1-0 con il Desenzano e il Valle Camonica ha pareggiato con la Stezzanese 0-0. Quindi in testa alla classifica c'è sempre il Palazzolo con 32 punti, seguito dallo Scanzo Pedrengo 29, Cilivergo 28, Grumellese 26, Folzano 22, Sarnico 20, Valcalepi 17, Ghisalbese 16, Nuvolera 15, poi a 14 Stezzanese, Travagliato, Castel San Giorgio e Colognese, Sovere a 13, Desenzano e Valcamonica 12, Dellese 11 e Orsa Corte Franca 7, Desenzano e Dellese che recupereranno in settimana la gara. Sì. In meno. In settimana vi ricordiamo anche mercoledì la Coppa Italia a Ponte 14:30. Noi ci saremo e poi ve ne daremo conto venerdì sera per Pontisola Caronnese, quindi una bis della giornata di campionato di 7 giorni fa, anzi 14 giorni fa circa. E poi ci saranno appunto il 24 le elezioni del Consiglio regionale lombardo e vedremo chi la spunterà tra i vari candidati. Abbiamo due minuti, possiamo fare, c'è qualche altro messaggio, una domanda? Io ho due, rapidamente, se vuoi, ho due notizie di mercato. Vai. Una facoltosa società lodigiana di promozione, il Montanaso, vuole risalire la classifica, ha contattato due big. Polonini, centrocampista del Sarnico, che vista la distanza da Crema-Sarnico molto probabilmente lascerà la squadra lacustre, e poi tenterà il grandissimo colpo di togliere Giglio al Vigevano, attaccante. Ah, però, quindi, cioè, piccole mire hanno. No, no, io ho promesso facoltosa. Vai, realtà. Ho un messaggio appena arrivato. Come va questa Giana? Il sogno continua. Tra pochissimo la vedete su 630, vedete com'è andata. Vi ponete un obiettivo di gol voi per quest'anno? Tu l'hai già battuto, quindi puoi andare oltre, non ci sono problemi. Davide? Ma l'obiettivo è di finire la stagione senza infortuni quest'anno e... Questa è già possibile. Una buona cosa, adesso qui che arriva il freddo e esatto. La brutta stagione. Però non 11, dai, spara un numero, ma in doppia cifra ci sei. Più ne faccio meglio è. Più ne fai meglio è. So. Allora faremo magari un sondaggio nel discorso, nel prossimo. Obiettivo, leggo. Playoff, sì o no? Io voglio vincere tutte le partite. Quindi, se uno vince tutte le partite, non va solo ai playoff. Federico? Doppia cifra, se replicassi l'andata non sarebbe male, però 9 più 9 18 sono tanti, vediamo. Beh, ma però alla fine del giorno di andata ne mancano ancora 4, per cui vabbè, adesso ci segniamo cosa hanno detto e poi vediamo alla fine nel campionato. Allora io saluto Bobo e Giulio di là, avete qualcosa ciao, da aggiungere? No, salutiamo, ciao ciao. Saluto Clara, che non ho salutato e presentato all'inizio della trasmissione, Stefano, Daniele, buonasera e in bocca al lupo a Davide e Federico per i rispettivi campionati. Noi ci vediamo venerdì sera, anzi prima parliamo di calcio sempre su Videostar e poi lunedì prossimo parliamo di calcio alle 20:45. Arrivederci. Un televisore, perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano, forse no. Timore che si...